entriamo nella cucina, incontriamo Toc Toc Chef, buongiorno. Buongiorno, permesso? Avanti, avanti. Buongiorno. Buongiorno Chef Ferio, cuciniamo con MD, anche oggi hai preparato, ideato per il momento, perché prepareremo insieme una buona ricetta, un primo, perfetto, secondo contorno buffet, che cos'è? Un secondo. Secondo. Vediamo subito la ricetta. Questo è l'ingrediente. Merluzzo. L'ingrediente Merluzzo. Protagonista? Sì, vogliamo vedere la ricetta, sì, direttamente. Vediamo. Filetto di merluzzo in salsa di soia. Per quattro persone occorreranno 4 filettini di merluzzo, vino bianco, un limone, 20 ml di salsa di soia, 4 fette di pan carré, 100 g di pan grattato, prezzemolo, aglio, zenzero in polvere, acqua, olio extravergine di oliva, sale e pepe, diciamolo insieme. Non l'abbiamo detto insieme. Sale e pepe. Quanto ne occorre? È perfetto. Perché c'è chi ha la mano pesante con sale e invece chi ha la mano molto leggera. Vediamo. Dammi gli ingredienti. Allora, il merluzzo, eccolo qua. Merluzzo ci sta. Sì, guarda. Il vino, eccolo qua. Poi, salsa di soia già in parte utilizzata, eccola qua. Ecco codesta, salsa di soia, facciamola vedere. Perfetto, siamo. Vai. Ok. Io incomincio a marinare. Pan carré. Chef, eccolo qui. Pan carré, poi occorre dello zenzero, poi abbiamo il prezzemolo, ecco qui, ops, e poi abbiamo, quante cose sto prendendo, pan grattugiato, ok, e poi basta, c'è il succo di limone, basta, allora guarda, limone. Zenzero, grazie. Allora, veloce, che guarda. Cosa hai fatto, chef? Tu mi hai distratta appositamente per non farmi scorgere devo tutti marinare, i tuoi movimenti segreti. Devo marinare i filetti di merluzzo, che ho dimenticato di marinare prima, perciò volevo chiedere se effettivamente quel che dico io è vero. Hai fatto qualcosa che non ho visto? Assolutamente. Allora, cosa hai manovrato? Allora, filetto di merluzzo. Sì. Salsa di soia, perché è evidente. Zenzero in polvere. Qualche aroma? Senza sale. Qualche aroma? Niente più. E lasciamo marinare 10 minuti. 10 minuti di marinatura. Noi non abbiamo, però ci proviamo. Guarda, poi il pan carré lo sbricioliamo. Ma perché sei sempre così rapido tu? Quando io preparo la tua ricetta ci impiego un po' più di tempo. Ma perché oggi abbiamo poco tempo. No, quindi... ma sei proprio rapido nella gestualità. Guarda, tritiamo ben bene. Sì. Il pan carré, sì. Nel frattempo la padella, quindi olio, olio intanto abbiamo semplicemente marinato, quindi filetto di merluzzo con salsa di soia e un po' di limone, vero? Esatto, e zenzero in polvere. E zenzero in polvere, bene. E gli dà quell'acidità che acidità? Mi piace. Ti piace quell'acidità? Yeah. Guarda. Quindi sbricioliamo, ma mi sa che è un po' come se fosse effetto pane, come se fosse... Un pane saporito. Un pane saporito, brava. Una sorta di cotoletta di merluzzo. Più o meno. Più o meno. Mario, non sai proprio cucinare. Questo gli diamo solo quella... Questo su... Nella sua testa in realtà stava dicendo, ma non capisci. Non è vero, non è vero. Pensi tu sempre questo. Non essere audace nelle tue proposte. Allora, guarda, gli aggiungiamo un po' di pan carré, sì, per far aderire meglio l'impanatura, no? Sì. Ma giusto un pochino, guarda. Un po' di impanatura, sì, ok. Che facciamo? Passiamo. Okay. Guarda. Sì. Vedi? E la ripassiamo in padella. Quindi è molto semplice da preparare, un'idea semplice, molto sfizietta per far mangiare il merluzzo, esatto, ai più piccoletti, ma anche ai più grandi. E dargli anche un sapore diverso. Dai un sapore diverso, un po' più intenso, poi, come dicevi tu, perché gli aromi, è l'unione dello zenzero, esatto, con la salsa di soia. Poi le unioni, a piacimento, se a un bambino piace meno il zenzero, non glielo mettiamo. Quindi valutiamo un po' di volta in volta. Però è una ricetta che potrete poi preparare nelle vostre case. Più tardi linkeremo questo momento di diretta, Mattina 9. Vi ricordiamo come potete interagire con noi attraverso la nostra pagina di Facebook di Mattina 9, ma anche attraverso la mail redazionemattina9@gmail.com. Oramai siamo sempre connessi continuamente. Questa mattina, Chef Ferio, mi mancavi. Solitamente vidi sempre in anticipo. Quest'oggi sei venuto un po' per ritardo perché ho fatto una diretta su Facebook. Ma potete vedere le mie dirette su Facebook. Sono partito
in anticipo, ma ho dimenticato il portafoglio a casa, quindi sono dovuto. E che problema c'era? Venire qua? Il problema era il distributore del carburante, era il garage. Perché questa mattina mi sono sintonizzata, insomma, su Mattina 9, una piccola diretta, abbiamo dato alcune anticipazioni del cantante Gianfrancesco Cataldo. Insomma, vieni presto perché mi piace fare queste dirette a prima mattina per salutare i nostri telespettatori. Allora, Mariù. Anche sui social. Fermati un attimo. È già quasi pronta, però. No, 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 assolutamente no. Abbiamo rosolato prima, guarda, stiamo rosolando l'altro lato. Sì. Un lato per volta. Diciamo che ci vuole poco olio, chef. Pochissimo olio, altrimenti tutta la panatura se lo assorbe e dopo ce lo troviamo nel piatto. Ah, oh, ok. Vieni, a questo punto. Fuoco lento. Esatto, sfumiamo un po' di vino bianco. Un goccio, lo aromatizziamo solamente. Vedi? E borbotta questo vino. Continuiamo con un po' d'acqua, perché dobbiamo, l'abbiamo rosolato all'esterno, ma all'interno è ancora un po' crudo, no? Deve cuocere lentamente. Esatto. Quindi la rosolatura già gliel'abbiamo data. Anche perché è tenero il merluzzo, quindi dobbiamo evitare che poi sfaldi. Quindi deve venire questa croccante, cioè deve essere croccante all'esterno, però morbido all'interno. Quindi mi raccomando, siate abili con la cottura. La nostra regia di Giada De Gregorio vi sta mostrando come Chef Ferio si sta muovendo nella preparazione, soprattutto nella cottura. Quindi guarda, copiate bene. Gli aggiungiamo un po' di salsa di soia. Fate attenzione con la salsa di soia perché già è salata. Gli aggiungiamo un pezzetto di burro. Avete notato come Chef Ferio ha inserito la salsa di soia al latere della padella? Ecco, quindi non sopra. Gli amalgamiamo il tutto, abbassiamo la padella. E un po' di burro per legare. Esatto, bravissimo. Ma allora qualcosa di cucina capisco. Vedi? Continuiamo la cottura. Chef! Un altro po' d'acqua. Tra poco lui ci lascia perché deve correre al suo ristorante Mangiando sul Serio. Si trova a Nole, a due passi dal Vulcano Buono. Via con le prenotazioni. Festa della donna. Preparare per la festa della donna, lo brava. So, lo so, festa della donna. Già tutte le donne che hanno scritto sulla nostra pagina di Facebook perché volevano i riferimenti, il numero telefonico di Chef Ferio, in realtà, per parlare anche con guarda, te. Ma domani proponiamo un piatto per la festa della donna? Sì. Sì? Sì. Allora, domani già sì. Già l'idea? No. A fine puntata, allora, forse, dai. Pensa alla donna come è fatta. Allora, facciamo... Pensa alla bellezza della donna. Dimmi tu l'idea. Allora, la donna è bella. Che vuoi un primo, un secondo? Poi ha tantissime qualità. È elegante, è sensuale, è, un primo, è allegra, un secondo. È divertente, è simpatica, sa stare insieme agli altri, quindi è socievole. E poi ma sa apprezzare me la fai conoscere gusto, questa donna? E poi me la fai conoscere è questa accattivante, donna. Voglio conoscere questa donna. Insomma, pensa a tutte le qualità che le donne hanno e prepara un piatto una donna, tutte queste qualità. Sì. Perfetto. Alle volte è un po' cattivella, ma solo se l'attacchi. Senti, Mario, cosa preferisci? Un primo, un secondo, cosa facciamo? Allora, voi cosa preferite? Un primo e un secondo? Scrivetecelo sulla nostra pagina di Facebook oppure scrivete a redazionemattina9@gmail.com, anche se poi alla fine deciderà il nostro redattore... Vittorio Marotta, alla fine. Noi scriviamo, è però vero. L'ultima decisione spetta a lui, allora, perché guarda, è anche autore del nostro programma e quindi siamo quasi dobbiamo pronti. Un poco accattivare, dopo lo accattiviamo, ma sicuramente tu cosa scegli, primo o secondo? Io ce l'ho la mia idea. Tu? Io vorrei fare un bel primo, yes. Io un bel secondo, voi piatto unico. Primo e secondo proponiamo. Primo domani. E secondo, allora okay, perfetto. Allora, unico, chef, domani mattina puntuale per la diretta, facciamo una diretta pre-trasmissione, pre-diretta Facebook e poi comincia a lavorare tutta la mattinata per preparare un piatto. Se voi donne non avete la possibilità di festeggiare, ecco, fuori casa, ma di festeggiare in casa. Allora, Mario, guarda. Festeggiare, celebrare. Celebrare, anzi ma festeggio. Solo per ricordare che siamo uniche tutti i giorni. Allora, Mario, guarda, impiattiamo. Sì. Sì. E facciamo ritirare un altro po'. Poi noi siamo fortunati qui a Mattina 9 perché abbiamo la prerogativa di avere una regista tutta al femminile, sì, Giada De Gregorio, Giada. Quindi viva le donne, voglio dire. Mario, guarda. Sì. Ho aggiunto il pane che mi era rimasto. Sì. Gli metto un po' di zenzero ancora in polvere. Bene. Vieni. Spegniamo. Mi raccomando la cottura per questo piatto, eh. Vedi? Devi diventare un po' poltiglia, cioè proprio cremina. Sai che è buona per i bambini? Ecco qua, ma è buona anche per gli adulti, guarda.
Senti, se non voglio inserire lo zenzero, o meglio la salsa di soia, quale potrebbe essere una... No, è quella la caratteristica. Sì, salsa... Possiamo farla marinare con un limone semplicemente, sale, pepe. Però salsa di soia secondo me... Ma alla fine, al limite, se a Bimbi non piace, solo un filo alla fine. No, rispettiamo e rispettiamo la ricetta di Chef Ferio. Chapeau anche per questi filetti di merluzzo molto semplici, anche un prodotto di uso quotidiano, quindi con un prezzo piccolo piccolo, soprattutto se lo compriamo da MD, con la maestria e l'eleganza del cucinare di Chef Ferio, anche la sua coreografia dei piatti. Complimenti, Chef! Grazie, Milu, grazie a te, grazie a tutti voi. Domani mini presto! Va bene, promesso. E anche voi, sintonizzatevi su Mattina 9, canale 997 Gold, perché avremo un primo e un secondo tutto da dedicare alle donne. Ciao, bacini Mario, adesso. Grazie a te, Claudio, per i saluti. Ciao!